anche per il 2018 le novità Honda sono veramente tante. Partiamo da una CB125, CB300, CB1100 e qua davanti abbiamo la nuovissima Afrika Twin Adventure Sport. Come molti sapranno, la Afrika Twin è uscita da pochi anni il modello 1000 di cilindrata e ora alla moto normale viene aggiunta questa nuova versione che è la chiamata maggiorata perché ha un serbatoio da oltre 24 litri che così porta l'autonomia di guida fino a oltre 500 km. Questa nuova versione viene fornita già completata con qualche accessorio di serie, parliamo di cupolino maggiorato, il tubo paracarena, le manopole riscaldate, il paramotore, dunque già con degli accessori montati di serie. E monta anche delle sospensioni diverse dal modello precedente perché hanno un'escursione superiore di 2 cm. Vuole essere una moto che si distingue, diciamo, dalla versione precedente proprio per accontentare anche i clienti più pretenziosi. Questa nuova versione sarà commercializzata in primavera, verrà fornita solo con questa nuova colorazione che sarebbe la colorazione, diciamo, possiamo chiamarla di lancio dell'Africa Twin 650 che, come ricordiamo, è uscita nel 1988. Questa è veramente una moto completamente, diciamo, diversa dall'altra e riporta anche le novità per quanto riguarda l'elettronica che contraddistingue anche la versione standard. Praticamente ora le mappature e il comando del gas ride by wire, quello elettronico. Veramente tante le novità per questo nuovo modello. Questa è la nuova CB1100 Neo Sport Café, la nuova versione che sostituisce il vecchio CB1000 uscito nel 2008, una moto ovviamente completamente nuova, ora ha 20 cavalli in più, dai 125 portata a 145 cavalli e anche più leggera, completamente già con la dotazione di elettronica derivata dal CBR1000, dunque con tutte le varie mappature, traction control e tre modalità di guida e uno completamente personalizzabile. Una moto completamente nuova in due versioni, questa che vediamo appunto è il modello Plus che ha le manopole riscaldate, il cambio elettronico, poi c'è la versione standard che appunto manca di questi due accessori. Una moto, come potete vedere, completamente innovativa. Queste sono la piccola parte di novità, anche tutta l'altra gamma Honda ha avuto vari aggiornamenti, anche la serie NC e XADV. Un saluto da Massimo Incerti e venite in concessionaria a scoprire le nuove moto Honda che saranno disponibili da marzo del 2018.